in accoglimento della stessa, ad apportare i più opportuni accorgimenti alla normativa di impianto adottata. Punto 17, ultimo. Chiarire la coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 delle norme del DGP, relativamente all'individuazione degli elementi geomorfologici aventi rilevanza paesaggistica, e specificare conseguentemente all'articolo 49 delle disposizioni adottative del piano delle regole. La proposta è parzialmente accolta. Circa la richiesta di chiarire la coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 del 9 del PCP, relativamente all'individuazione degli elementi geomorfologici aventi rilevanza paesaggistica, si specifica come il valore di terrazzo di quarto lungo l'asta del sinistro è da intendersi quale ciglio l'attuale corso d'acqua. La morfologia e l'andamento di tale elemento morfologico sono stati da tempo oggetto di modificazione antropica, alternando la sua peculiarità morfologica originale. La dicitura oro di terrazzo è stata però mantenuta conforme alla cartografia geologica ufficiale, progetto CARG, foglio 96 Sereno e foglio 111 Milano in fase di pubblicazione. Per maggior chiarezza però si ricorda che nell'adottare la definizione sponde fluviali al posto di oro di terrazzo, individuate lungo il Seneso, si fa inoltre presente che nel corso del Seneso è stato delimitato, si vede a tavola 7, carta dei vincoli geologici subordinati, componente geologica, idrologica e sismica, da una freccia di unificabilità di altezza pari a 10 metri, come prescrive il regolamento LRD 25 luglio 1904, 523 dell'articolo 96, misurata dalla sommità della sponda incisa. Di fatto, quindi, tale fascia di tutela, oltre all'alveo, anche risponde quale elemento morfologico. Circa la richiesta di specificare conseguentemente all'articolo 39 delle disposizioni adottative del piano delle regole per quel che riguarda l'elemento morfologico definito oro di terrazzo conveniente cartografato al margine settentrionale del territorio comunale, non si ritiene debba essere assoggettato a nessuna norma specifica, in quanto l'originale morfologia è stata qui ampiamente e pesantemente modificata dall'intervento antropico, così come verificato sul territorio e descritto nella relazione tecnica dello studio geologico, idrologico e sismico, ovvero al margine settentrionale del territorio comunale in sinistra idrografica si ha la terminazione sud del lungo terrazzo che a partire da sempre sul sequale dispositivi orogenici del Siveso da quali unità di avanzate nel territorio di Parento questo terrazzo pur esistente perché le superfici di cui disposizione sono una quota diversa è tuttavia ormai poco evidente in quanto la scarpata è compromessa degli edifici opere esistenti. Di fatto l'unico aspetto riconoscibile è la variazione di pendenza della strada che lo attraversa in senso traversale, mentre ulteriori scarpate naturali sono ormai obliterate. Tale modifica ha ormai di fatto compromesso la morfologia originale, rendendola irriconoscibile nel contesto paesaggistico. Infatti, quantunque il terrazzo si presenta a livello geologico, essendo a contatto corpi geologici di età diversa, con quota sommità e differente, tuttavia l'elemento morfologico scarpata, già in origine o proveniente, non è più visibile e apprezzabile. Tale soluzione per la ripresa e specificata nell'azione tecnica dello studio geologico, idrologico e sismico, nel capitolo 12, paragrafo 12.5, vincoli derivati della pianificazione provinciale. Grazie a tutti della esposizione. Passiamo quindi alla discussione, se c'è qualche persona, qualche consigliere che vuole intervenire. Nessuno. Passiamo quindi alla votazione. Allora, parere della provincia di Monza e Brianza. Punto numero 1, chi è favorevole? Favorevoli, nessuno contrario, con astenuto, consigliere Goppo, il consiglio approvato.
chi si astiene? All'unanimità il consiglio approvato. Il terzo punto, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità il consiglio approvato. Quarto punto, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi con 13 voti favorevoli, nessuno contrario, l'astenuto del consigliere Gobbo, il consiglio approvato. Quinto punto, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con 11 voti favorevoli, nessuno contrario, 3 astenuti, consigliere Corfetto, Corrani Silva, il consiglio approvato. Sesto punto, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con 11 voti favorevoli, nessuno contrario, 3 astensioni, consigliere Golfetto, Corrani Silva, il consiglio approvato. Punto settimo, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con 10 voti favorevoli, nessuno contrario, 4 astenuti, il consiglio approvato. Ottavo punto, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con 11 voti favorevoli, nessuno contrario, 3 astensioni di consiglieri Golfetto, Corrani Silva, il consiglio approvato. Nono punto, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con 10 voti favorevoli, un voto contrario al consigliere Gobbo e 3 astenuti, il consiglio approvato. Punto decimo, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con 11 voti favorevoli, nessuno contrario, 3 astenuti, consiglieri Golfetto, Corrani Silva, il consiglio approvato. Punto 11, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con 11 voti favorevoli, nessuno contrario, 3 astenuti, consiglieri Golfetto, Corrani Silva, il consiglio approvato. Il 12° punto, chi è favorevole? Chi è contrario? 4 contrari, chi si astiene? Nessuno. Con 10 voti favorevoli, 4 contrari, 10 nessuno astenuto, il consiglio approvato. 13° punto, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con 10 voti a favore, nessuno contrario, 4 astenuti, il consiglio approvato. 14° punto, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con 10 voti a favore, nessuno contrario, 4 astenuti, il consiglio approvato. 15° punto, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con 11 voti a favore, nessuno contrario, 3 astenuti, consiglieri Golfetto, Corrani Silva, il consiglio approvato. 16° punto, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con 11 voti a favore, nessuno contrario, 3 astenuti. Consiglieri Golfetto, Corrani Silva, il consiglio approvato. 17° punto, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con 11 voti a favore, nessuno contrario, 3 astenuti, consiglieri Golfetto, Corrani Silva, il consiglio approvato. Passiamo quindi al parere ARPA, che diamo, essendo un parere tecnico, che non modifica quindi nelle norme, direi che possiamo darlo per letto, se siete d'accordo. E passiamo. Sì, lasciamo qui la precisazione al tecnico sul parere dell'ARPA, perché passiamo ai corpi di discussione. Solo una precisazione veloce, allora, parere ARPA, la motivazione per cui si dà letto è che la maggior parte delle osservazioni contenute nel parere tecnico risultano già implicitamente accolto negli obiettivi strategici e nelle determinazioni della variante. Non vengono, è stato trattato e analizzato anche comunque in sede di parere motivato finale, non rilevando comunque criticità o aspetti di problematicità ambientale, soprattutto dal punto di vista anche del fabbisogno residenziale, minimizzazione del consumo del suolo, dove si rileva esclusivamente la possibilità di ridurre ulteriormente, quindi lasciando intendere che la variante è già in riduzione rispetto alle quantità vigenti,
l'incriminazione interiore sia ritenuto all'interno del processo di selezione ambientale strategica, che si sia operata la massima riduzione possibile anche nelle more della 31/2014, oltre a altre richieste per quanto riguarda l'incremento della dotazione di aree verdi che risulta assolta in pieno a seguito del, diciamo, dei meccanismi di compensazione e anche la rimodulazione della perequazione volta ad acquisire aree pubbliche per verde permanente. Quindi da questo punto di vista diciamo che è stata verificata e anche accelerata in sede di parere tecnico la coerenza ambientale con quanto rilevato dall'ente competente in materia ambientale. Siamo quindi alle conclusioni. Generati sul ciclo integrato dell'acqua. Punto 4, implicitamente accolto,
la richiesta delle aree corrispondenti a rischio di esondazione siano dedicate esclusivamente alla rinaturalizzazione, si rileva che costituisce un obiettivo strategico dell'amministrazione comunale all'interno dei chiamati ambiti della riqualificazione corrente seguito con interventi di rinaturalizzazione delle fasce a rischio, riparare e eventuale creazione di percorsi non corrisponde. Al fine di traguardare sul detto obiettivo, la variante definisce all'interno dell'impianto normativo specifiche modalità attuative anche di carattere premiale, ciò premesso, verificata l'incidenza spaziale sul territorio delle aree di rischio di esondazione, si riscontra come le aree corrispondenti al rischio di esondazione risultino già dedicate esclusivamente alla rinaturalizzazione secondo le disposizioni di quell'articolo 33 dell'istruzione pubblica delle regole adottate, oltre che delle norme geologiche di piano. Punto 5 non accolta, con riferimento a quanto osservato al punto A, si specifica che la bretella bypass prevista a sud del territorio comunale identifica veramente una previsione strategica del documento di piano, che per legge non contiene previsioni che producono effetti diretti sul regime geologico dei suoli. Pertanto, il tracciato richiamato definito dalla variante, da intendersi di carattere indicativo e orientativo, dovrà trovare compiuta definizione progettuale nell'ambito dell'accordo di programma regionale di attuazione delle previsioni di riqualificazione dell'intero comparto esistente. Pertanto, poiché subordinato a procedure di valutazione ambientale, sarà oggetto di studi di specifiche alternative di progetto. Con riferimento a quanto osservato al punto B, si rileva che la previsione di avvistico oggetto di osservazione è inserita nell'ambito di piano attivo in Ingari, con convenzione vigente non scaduta, pertanto da riconfermarsi all'interno della variante. In ogni modo risulterebbe in adiacenza le previsioni di trasformazione insediativa del piano attivo stesso, una volta completata la trasformazione, senza dubbio interrompere la continuità del territorio. Punto 6, implicitamente accolta, circa la proposta di incrementare le aree riducendo ulteriormente il consumo di suolo e o recuperando maggiori aree verdi delle aree dismesse, si specifica che la variante persegue l'obiettivo strategico un fattivo incremento delle aree verdi comunali a fine ultimo di realizzazione di un nuovo sistema di verde pubblico e attuazione della rete ecologica che collega tra loro le aree con valori ambientali esistenti in progetto e quelle con ambiti di valore naturalistico ed ambientale presenti nel territorio, da trasportarsi prioritariamente attraverso la riduzione del consumo di suolo e il recupero delle aree verdi all'interno delle aree stesse. Pertanto, in coerenza con il suddetto obiettivo, la variante pone in essere molteplici previsioni, tra cui una determinazione delle trasformazioni interessanti, aree libere non naturalizzate con una riduzione del consumo di suolo vicente pari al 5%, in secondo luogo la previsione di acquisizione circa 140.000 metri quadrati circa di aree private con diritti volumetrici di perequazione con previsione di cessione all'amministrazione comunale da ritenersi non alienabili e da mantenere a verde permanente altamente correlate alle previsioni di trasformazione del documento di piano ambientale delle regole permanente. 3. La previsione di ripristino delle circa 17.000 metri quadrati di aree ad oggi già urbanizzate e poco commesse degradate all'interno della rete a seguito dell'attuazione del contratto di plan interventi in cui l'articolo 26 delle disposizioni attuative delle regole adottate. 4. Oltre che la previsione di progressiva cessione a verde delle aree costruzioni in torrente Silesia, con specifico riferimento alle dismesse sottoutilizzate e nella previsione di un polmone verde in corrispondenza dell'ambito AT05 della Rex Distrutta. Per quanto motivato, la richiesta effettuata da rete è stata ampiamente condivisa e trattata. 7 implicitamente accolto circa la richiesta di inserire nelle disposizioni attive eventualmente anche nei criteri primari per l'incentivazione dell'elenco delle buone pratiche fornite dalla Corte Studente, si specifica che buona parte delle buone pratiche fornite risulta già inserita direttamente all'interno delle scelte premiali e nominali di cui l'articolo 13, oltre che all'interno delle norme di edilizia, prassi concettuali obbligatori. Si precisa infine che nel caso in cui non sia possibile per tutto il parco. Se scusate, fanno fatica a sentire. Prego. All'uso delle acque teoriche, la destinazione finale deve essere delle stesse, però obbligatoriamente recepite in fognatura come da normativa vigente. Punto 8, implicitamente accolto, circa la richiesta di compensare il consumo di suolo con adeguate soluzioni che risarciscano l'ambiente generando nuova natura, migliorando lo stato di naturalità delle parti del territorio, no,
altre localizzazioni si specifica che l'impianto normativo di variante prevede già un apposito titolo quarto compensazione ambientale, volto a disciplinare le compensazioni non solo per il consumo di suolo, ma anche per gli impatti relativi alle funzioni di fertilità, permeabilità e stoccaggio di carbonio organico, secondo quanto disposto dall'articolo 27 della scrizione del regolo adottato, oltre che per l'impermeabilizzazione all'interno della rete verde di composizione paesaggistica comunale, massimizzando appunto la superficie dei drenati secondo quanto disposto dall'articolo 28 della scrizione del regolo adottato, ed infine per la sottrazione di aree piccole che allo stato di fatto, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa regionale, si riscontra come nel complesso dette misure configurano soluzioni adeguate e atte a risarcire l'ambiente, generando nuova natura, migliorando lo stato di naturalità delle parti del territorio non destinate all'urbanizzazione. Pertanto, la richiesta contenuta nel parere tecnico da ritenersi soddisfatta con la proposta di variante adottata. Punto 9, implicitamente accolta. Circa la richiesta di individuare adeguate fasce di rinaturalizzazione pubblico-ossidabile e di limitare la copertura, si rileva che costituisce un obiettivo strategico dell'amministrazione comunale all'interno dei richiamati ambiti di riqualificazione del torrente Seveso, con interventi di rinaturalizzazione della fascia ripariale e l'eventuale creazione di percorsi lungo le sponde. Al fine di traguardare il suddetto obiettivo, la variante definisce all'interno dell'impianto normativo, articolo 33 dell'esposizione del Piano del Regolo adottato, specifiche modalità attuative anche di carattere premiale, alternative alla vigente identificazione della fascia di riqualificazione del torrente Seveso, attuata mediante il ricorso all'istituto della perequazione, la quale non trova riconferma all'interno dell'impianto attivo delle presenti varianti per i motivi illustrati all'interno del capitolo 5, parte seconda della relazione tecnica del documento di piano, che hanno portato a una sostanziale rideterminazione dell'istituto della perequazione prevista dal vigente strumento urbanistico. Rispetto alla richiesta di piantumare le aree non utilizzate ai fini edificatori, si riscontra come l'amministrazione comunale sensibile ed accorta abbia previsto quale misura per l'accesso alle edifici premiali anche la compartecipazione economica ad interventi preposti dall'amministrazione comunale afferenti all'incremento della qualità ambientale del patrimonio comunale, tra cui sono compresi anche gli interventi di forestazione delle aree pubbliche non utilizzate ai fini edificatori ricadenti all'interno del PIS, al fine ultimo di incrementare la possibilità di ottenimento dei certificati bianchi correlati sugli altri interventi di forestazione, i cui proventi potranno essere destinati alla manutenzione dell'area oggetto di forestazione. Si riscontra inoltre come al fine di compensare gli impatti relativi alle funzioni di stoccaggio di carbonio organico è definita una dotazione minima di verde arborato pari ad un albero di 200 metri quadrati di SLP da garantire, comprendenti senza arbore sempre verde. Nelle conti, infine, la previsione di destinare a parco verde urbano le porzioni di territorio classificate come ambiti di ricomposizione paesaggistica ABB e a polmone verde per il potenziamento della rete ecologica nell'ambito H05 all'interno del comparto Extia. Nel complesso, entrambi gli obiettivi richiamati dal modesto ente si ritengono ampiamente traguardati dalle previsioni di variante. Punto 10, non accolta. Circa la richiesta di prevedere appositi spazi per fornire la raccolta differenziata delle incentivata dal comune di Sendeva nel comune di Preto, risulta già localizzata nel 99 una piattaforma ecologica che favorisce la raccolta differenziata dei rifiuti, posto quanto evidenziato all'interno del rapporto ambientale di base, per cui il comune di Preto registra una percentuale di raccolta differenziata superiore alla media regionale. Pagina 170-171 del comune del rapporto ambientale di base. Si riscontrano pertanto significative criticità rispetto a cui intervenire mediante azioni di programmazione territoriale e urbanistica. Circa la richiesta di porre attenzione alle modalità di realizzazione dell'edificio per la riusabilità o riciclabilità dei materiali utilizzati, si ritiene la stessa richiesta da demandarsi all'ambito normativo degli interventi, stretta relazione con il grado di innovazione raggiunto dalle imprese e gli operatori del settore. Punto 11, implicitamente accolta, circa la richiesta di possono rendere maggiormente sicura la circolazione di pedali e bicicletta anche senza appositi spazi dedicati, si riscontra come il rispetto
disposta a ferme volontà amministrative che perseguono anche gli intenti delineati dal progetto Moving Back, approvato con il progetto provinciale 108 del 25 settembre 2013, nel quale trovano traduzione a livello locale i principi espressi dal piano strategico provinciale per un piano traffico stesso, quale parte integrante costitutiva della presente variante, prevede all'interno degli interventi infrastrutturali afferenti allo scenario di attuazione di lungo periodo al 2025, una zona a traffico moderato ZTM, ovvero una zona 30 all'ora raffigurata all'interno della tavola appunto 06, carta degli interventi di piano, con l'obiettivo di rendere maggiormente sicura la circolazione di pedoni e biciclette anche senza appositi spazi dedicati all'interno della zona centrale maggiormente densa dell'urbanizzato di Varedo. Seguono poi le modifiche conseguenti al provvedimento. Grazie al progetto. Quindi per sorprendere ARPA, penso che non ci sia, c'è qualcuno che vuole intervenire, se no passiamo alla votazione di puntiata, come procedere alla votazione. Allora, parere ARPA, punto numero uno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con 10 voti favorevoli e un voto contrario del consigliere Gobbe, 3 astenuti, il consiglio ha approvato. Secondo punto, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con 10 voti favorevoli, nessuno contrario, 4 astenuti, il consiglio ha approvato. Punto numero 3, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con 10 voti favorevoli, nessuno contrario, 4 astenuti, il consiglio approvato. Punto numero 4, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con 10 voti favorevoli, un voto contrario del consigliere Gobbo e 3 astenuti, il consiglio approvato. Quinto punto, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con 10 voti favorevoli, un voto contrario del consigliere Gobbo e 3 astenuti, il consiglio approvato. Punto sesto, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con 10 voti favorevoli, un voto contrario del consigliere Gobbo e 3 astenuti, il consiglio approvato. Punto settimo, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con 11 voti favorevoli, nessuno contrario, 3 astenuti, consiglieri Golfetto e Corale Silva, il consiglio approvato. Ottavo punto, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con 11 voti favorevoli, nessuno contrario, 3 astenuti, consiglieri Golfetto e Corale Silva, il consiglio approvato. Nono punto, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con 11 voti favorevoli, nessuno contrario, 3 astenuti, consiglieri Golfetto e Corale Silva, il consiglio approvato. Punto 10, chi è favorevole? Chi è contrario? Contrario, consigliere Gobbo. Chi si astiene? Con 10 voti favorevoli, voto contrario del consigliere Gobbo e 3 astenuti, il consiglio approvato. Undicesimo punto, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con 11 voti favorevoli, nessuno contrario, 3 astenuti, consiglieri Golfetto e Cornale Silva, il consiglio approvato. Bene, siamo arrivati sostanzialmente al termine delle votazioni, delle osservazioni, dei pareri. Non so se l'assessore vuole includere la o se no passiamo invece alla discussione generale sulla delibera nella sua completezza. Se qualche consigliere vuole chiedere la parola, dopodiché dichiarazione di voto e votazione della delibera sul PCT. Prego. Se non ci sono interventi, passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Capogruppo Gobbo, prego. Dunque, innanzitutto volevo sicuramente cogliere l'occasione per ringraziare i tecnici
sia riassume di più, ecco, quello che è la nostra linea di pensiero. Apprezziamo il fatto che ci sia stata comunque una riduzione diciamo del consumo di suolo, però riteniamo che si poteva certamente fare anche più, soprattutto perché sappiamo bene quali sono poi nel concreto le varie iniziative, punti in sospeso sul territorio di Varino, che a volte possono essere anche come una spada di Damocle posta dalle precedenti amministrazioni. Adesso non so fare una valutazione poi nel concreto oggettiva su ogni singola iniziativa, però alcune eredità sicuramente portano forse a un'esigenza di consumo di suolo per riuscire a recuperare dei soldi, però nello stesso tempo mi fanno vedere che insomma sul 100% del territorio comunale avere il 25% soltanto come area libera sicuramente non è quello che è lo scenario che io auspico per e noi come lista civica auspichiamo per la città di Varino. Un'altra nota secondo me dolente, questo era un punto che abbiamo sollevato proprio all'inizio di tutto il percorso, che secondo me e secondo noi come lista civica doveva essere un percorso partecipativo. Partecipativo voleva dire non trovarsi la serata di approvazione del PGT praticamente con un'aula vuota, perché se ieri che oggi diciamo le presenze che ci sono state prevalentemente di persone, di attivisti, chiamiamoli così, e però i cittadini non si sono visti. Secondo me questa è una cosa triste, perché comunque probabilmente se il percorso fosse stato più partecipativo ci sarebbe stato anche più interesse dei cittadini a partecipare a questa votazione. Quindi comunque non posso esprimere il mio parere favorevole sulle linee programmatiche, sul piano di governo del territorio. Ci sono alcune scelte sicuramente che approvo di più, ci sono altre scelte che approvo di meno, però in linea diciamo generale non corrisponde all'idea di consumo di suolo che abbiamo come lista civica e di sviluppo della mobilità lenta che abbiamo come lista civica. Sono rimasta molto piacevolmente sorpresa, insomma, che tante delle osservazioni che sono pervenute andavano proprio a incentivare questa mobilità lenta. Spero che poi nei futuri sviluppi del piano relativo alla mobilità lenta ci sia spazio per dare appunto più spazio a questo tipo di mobilità alternativa. La sua dichiarazione di voto, quindi sussiste. E non si arriva a questo. Contrario. Capogruppo Golfetto, prego. Siamo arrivati al dunque di questa nota. La nostra espressione generale l'avevamo già data nell'adozione, anche se poi io ho sentito dire che non era farina del mio sacco, però giustamente con la coalizione a volte è duro, a volte dire una cosa per cui quello che una persona può pensare rispetto al gruppo. Certo che rispetto alla visione totale di tutto ciò che potrà essere il territorio di Varino, certamente una scelta che ha fatto, una visione che è solamente una scelta politica, il fatto di aver fatto il PGT in questa situazione e come punto qualificante, secondo me, ma negativo, è quello di aver diminuito in una prospettiva la popolazione da 5.000 a 2.500 persone, da quanto era previsto nell'altro PGT di 5.000. Non ci sono state fatte delle scelte politiche se non quelle per giustificare il fatto di aver giustamente dato l'incarico, di aver giustamente progettato un PGT. Ma avete lasciato soltanto un iter che non so che cosa possa sfociare con una crisi che non
non si vede l'uscita. Abbiamo delle aree irrisolte per quanto riguarda gli insediamenti abitativi, vediamo la A4 che non riesce a trovare sbocco. La stessa regione si è resa conto molto bene che i PGT fatti così a scadenza, diciamo quasi abitudinali dei 5 anni, non riescono a dare i loro frutti, perché se hanno messo delle proroghe vuol dire che qualche piccolo problema a livello economico, a livello anche gestionale, non riescono più ad essere remunerativi. E se volete poi una considerazione personale, visto che sono, perché in un mondo che sta cambiando, secondo me i PGT in questa maniera, specialmente in quest'area fatta per territori così piccoli, così limitati, non hanno più senso. E volevo fare una considerazione che è mia e personale, ma molto una considerazione che può essere vista in un contesto più ampio. Prendiamo caso l'area SNI. Se noi oggi decidiamo l'area SNI, non decidiamo per Mareto, adesso è un processo che possa uscire qualsiasi tipo di discorso, deve intervenire la regione, devono intervenire i comuni limitrofi, perché è un problema che non può più coinvolgere soltanto e comunque un comune solo. Deve comunque coinvolgere una zona, per cui ecco perché la mia riflessione su quello che non possono più essere gestiti in una maniera così limitante e così circoscritta. Perché ormai le opere che noi dobbiamo cercare di fare in un contesto molto molto più ampio. Per cui questo potrà senz'altro essere il futuro di chi ridisegnerà le varie situazioni nei vari PGT futuri. Ecco perché secondo me è un problema limitato che non può avere uno sbocco, perché l'avevamo fatto 5 anni fa, perché c'è ancora una certa visione. Oggi siamo in un mondo e in una situazione economica molto molto statica, non credo che possa avere una prospettiva di essere vissuto e di essere visto come un momento di lungimiranza economica e produttiva per il paese. E per questo noi ci sentiamo oggi di votare contro, ma proprio per questo motivo, perché se un'analisi e se un momento particolare e di bisogno poteva essere fatto, sarebbe potuto essere fatto anche con delle varianti specifiche, caso per caso, laddove l'operatore che poteva anche ritenere valido, poteva anche ritenere opportuno uno sviluppo della propria situazione, chiamiamola aziendale, chiamiamola anche territoriale, ma che poteva essere coinvolta, poteva essere fatta anche con delle varianti particolari o parziali, senza andare oggi a valutare un discorso generale, ma che però giustamente rimane, secondo me, bloccato soltanto sulla carta. Quindi grazie. Grazie a lei, capogruppo Dolfetto, capogruppo Vergara. Sì, allora colgo anch'io ovviamente l'occasione per ringraziare lo studio degli architetti, soprattutto diciamo nella persona dell'architetto Benedetti e tutti ovviamente i suoi collaboratori, anche quelli che non ci sono questa sera ma che professionisti che hanno partecipato ai nostri tavoli di lavoro, e quindi anch'io li ringrazio tantissimo. Li ringrazio per due motivi, uno perché ovviamente hanno fatto un lavoro egregio, molto buono, e soprattutto perché essendo una materia che io non ho mai masticato, che non ho mai, tra l'altro non è che mi piace tantissimo, però con il loro operato, il loro modo di lavorare, mi hanno fatto partecipare in modo abbastanza intenso e quindi capire anche molte cose. Ringrazio anche ovviamente l'ufficio tecnico, tutto l'ufficio tecnico e anche altri uffici che hanno collaborato per appunto l'estensione di questa variante. Per quanto riguarda invece ovviamente il nostro voto è un voto favorevole, anche perché appunto a differenza di quello che ho appena giustamente sentito dal consigliere Golfetto, noi pensiamo che con questo lavoro
gravi danni, abbiamo ritenuto che, fermo restando al punto alcuni capisaldi, come per esempio la riduzione del consumo di suolo, e poi soprattutto, ecco, a differenza della consigliera Golfetto, noi abbiamo invece lavorato per ridurre l'insedità gli abitanti insediabili nella città di Varedo da 5.000 circa a 2.005, perché riteniamo che sia invece questo il motivo per cui poi si riesce in una cittadina a vivere meglio. Per quanto riguarda il discorso dell'area SNIA, sì, potrebbe essere vero che una immagine più allargata in una città metropolitana, tutto ciò che viene fatto deve essere condiviso con i paesi limitrofi, con le città limitrofe. Però è anche vero che se esistono ancora i confini di un comune, essendo quell'area gran parte del confine del comune, è il comune stesso, dove appunto vi è quest'area, che deve poi decidere e attuare alcune situazioni per quanto riguarda il piano regolatore. Diciamo poi anche che abbiamo lavorato molto anche, secondo me, appunto perché questa città, come tante altre, vive una situazione di crisi in tutti gli ambiti, in tutti i settori. Abbiamo cercato di togliere, per esempio, quelle rigidità che esistono nel vecchio piano e che a volte non permettono ai cittadini di poter sviluppare uno sviluppo dove c'è una ristrutturazione, dove c'è un cambio d'uso, dove c'è da riutilizzare un impianto, un edificio, sia commerciale che privato, e quindi abbiamo cercato di lavorare in quel senso, togliendo appunto tante rigidità. Altre cose, adesso io non sono un tecnico, ripeto, non è la mia materia, ho imparato qualcosa ma ho ancora delle grosse difficoltà, posso solo dire che secondo noi, secondo me, abbiamo lavorato per fare sì che questo paese possa, con questo nuovo strumento, con questa variante, cercare di decollare. Oggi abbiamo scritto delle regole su questa nuova variante del piano regolatore, bisogna cercare poi di portarle avanti e fare in modo appunto che la cittadinanza, i cittadini, gli imprenditori, i commercianti del nostro comune possano sfruttare questo strumento. Quindi il nostro voto è favorevole, grazie. Grazie a lei, capogruppo Lovati, prego. Sì, anche noi vogliamo l'occasione per ringraziare il lavoro fatto dallo studio e anche dagli uffici per quanto riguarda poi. Volevo leggere e fare una considerazione più che altro sul lavoro fatto e su quello che questa variante pone all'attenzione degli operatori e dei cittadini. Dopo questi anni di recessione e difficoltà economiche, ci siamo domandati come poter influire amministrativamente sul territorio e poter dare delle opportunità di cambiamento al paese che questa stagnazione di investimenti ha provocato, tutti conosciamo. La variante al PGT è, speriamo che sia stimolo a rimettere in moto la nostra economia e dare delle risposte concrete nel breve e medio termine alle esigenze del territorio. Il PGT in vigore era stato pensato e progettato sullo sviluppo dell'area SNIA, dando priorità agli insediamenti residenziali, congiunture economiche, costi delle bonifiche dei terreni e la vendita all'asta di alcune proprietà non andate a buon fine hanno fatto il resto. Con questo nuovo piano abbiamo voluto dare concretamente delle occasioni agli operatori di investire piccoli passi con interventi mirati e puntuali. Nella prima riunione con tutte le parti politiche e lo studio incaricato è stata redatta una tabella nella quale venivano fissate le tappe del piano e istituito un tavolo di lavoro nel quale sviluppare le idee e i progetti esposti. Il percorso di condivisione con incontri pubblici, tavoli di lavoro, commissioni consigliari che hanno partecipato con il loro contributo, enti, associazioni, professionisti, cittadini e forze politiche ci hanno permesso con il prezioso lavoro degli uffici competenti, nonché del rapporto principale dello studio incaricato alla relazione del piano, di valutare, scegliere e definire le linee guida della variante. Gli 8 temi guida del piano, che vanno dagli spazi aperti al tema del commercio, ci hanno permesso di analizzare gli aspetti rilevanti di ciascun argomento e di condividere degli obiettivi comuni. I principali obiettivi che ci siamo posti di sviluppare hanno contribuito a determinare la scelta del piano stesso. Mi soffermerò solo su alcuni.
L'adeguare il nuovo numero degli abitanti della linea domanda esigativa pari al 50% circa del vecchio piano, che era di 5.164 ad oggi di circa 2005, di fatto attivando le reali capacità di sostenibilità energetica ed idrica del nostro territorio. La riduzione del consumo di suolo di circa 18.000 metri quadri, ottemperando le indicazioni provinciali e regionali, aumentando la quota di verde fruibile, migliorando la sostenibilità e la qualità della vita. Come con un ampliamento di superficie del parco ignotorto del 2,7% pari a circa 23.000 metri quadri ed un incremento della rete verde provinciale del 3,3% pari a 55.000 metri quadri. Rivedere i parametri della perequazione con una riduzione dell'80% della superficie lorda di pavimentazione, garantendo i diritti acquisiti. La resnia, la domanda oggi che ci viene spesso chiesta dai cittadini è quella del lavoro. Se oggi riusciremo a creare sul territorio dei nuovi posti di lavoro, daremo un notevole impulso alla ripresa economica e sociale della città. Su questa riflessione ed analisi è stato redatto un nuovo progetto, Aires Mia, tenendo conto dell'annoso problema della bonifica, cercando di creare delle sinergie concettuali al fine di stimolare gli operatori ad investire sul nostro territorio. Con il contributo anche dei commercianti locali si è voluto rivedere il piano commerciale, come non insediare sul territorio grandi strutture di vendita, concentrando le vendite strutture su assi viabilistici esterni al paese, come la vecchia Comasina e la Salerno Monza, ed agevolare i negozi di vicinato, stimolandoli anche a applicare normative meno rigide di quelle in vigore. Abbiamo potenziato i percorsi ciclopedonali cercando di agevolare la mobilità debole anche al di fuori del territorio comunale. Particolare attenzione è stata data alla progettazione di riqualificazione all'area del depuratore, alla realizzazione del sottopasso Ferrovie Nord condiviso con la proprietà e Regione Lombardia e non ultimo la metrotranvia. Lo studio dei servizi del sottosuolo, gas e acqua, ci hanno permesso di avere, una volta tanto, una tavola dello Stato di fatto delle reali possibilità di potenziamento e di adeguamento delle criticità emerse, progettando in futuro degli interventi mirati e duraturi nel tempo, per agevolare i cittadini al recupero dei locali in disuso, tipo ex botteghe e magazzini, si è voluto migliorare ad esempio il cambio di destinazione d'uso, rendendolo meno oneroso. Come dicevo all'inizio, noi crediamo che questa variante al PCT esprime in primis la volontà politica di come questa amministrazione voglia chiedere dare una delle risposte concrete alle attese del territorio dei cittadini. Di conseguenza il nostro voto è favorevole. Grazie consigliere Novati. A questo punto, chiuso le dichiarazioni di voto, poco invitazione della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi con 10 voti favorevoli, 4 voti contrari, consiglieri Gobbo, Corfetto, Cornali, Silva e nessuno astenuto, il consiglio ha approvato. Passiamo alla votazione dell'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Facciamo come abbiamo visto. Chi è favorevole? Tutti. Chi è contrario? Chi si astiene? No.
state presentate 7 osservazioni articolate in alcuni punti. Nel dettaglio, l'osservazione numero 1 si chiedeva, che è osservazione tecnica, chiedeva, e altro qua su 2 punti, precisamente a pagina 32 della relazione tecnica si vedeva che nel plesso scolastico elementare di Via Fani è da attribuire la classe seconda al posto della prima. Il secondo punto, di conseguenza, rispetto alla prima, correggere la scheda di riferimento numero 2, di cui è legato al piano di zonizzazione acustica. La zonizzazione acustica proposta inserire classe 2 al posto della 1. La proposta di produzione è accogliere entrambi i punti, ovvero constatata l'errata identificazione di classe acustica per istituto oggetto di rilievo acustico, si provvederà alla correzione della scheda di riferimento. Successivamente, osservazione numero 2, allora si chiedeva con riferimento alla scheda, sempre alla scheda numero 1, della trasposizione dei rilievi acustici, si segnala l'errata indicazione dell'istituto Kennedy a scapito di quello di altro modo, se ne richiede la correzione. La proposta è di accogliere l'osservazione, ovvero constatata l'errata identificazione dell'istituto oggetto di acustico, si provvederà alla corretta identificazione del plesso scolastico all'interno della scheda di riferimento, con le opportune modifiche nei termini scritti. L'osservazione numero 3 chiedeva, dall'analisi della scheda numero 3, ovvero quella relativa all'istituto complessivo Bagatti Bassetti, si dice che è stato effettuato un solo rilievo, con stazione tra Viale Sant'Aquilino e Via Italia. Onde consentire una valutazione corretta dell'effettivo rilievo acustico che caratterizza l'ambiente oggetto di esame, si ritiene opportuno che siano effettuati ulteriori rilievi acustici lungo le direttrici est-ovest, più precisamente via Conchieri, via Italia, via Scarlatti, Rossini e Cesare Battisti. La proposta è di non accogliere l'osservazione in quanto i rilievi fonometrici sono effettuati allo scopo di avere un quadro informativo di conoscenza acustica del territorio, ma la classificazione dell'area non è solo funzione di quanto rilevato dagli strumenti. La zonizzazione di fatto riveste il carattere di atto pianificatore, ovvero si valuterà